Bene, Pasquale, ci ha raggiunto Gaetano Auteri, visibilmente rammaricato, un tempo per parte. Effettivamente nel primo tempo il Benevento ha faticato di più, al di là dell'occasione di Lannini, che è stato veramente un rigore in movimento. Poi nella ripresa, anche in virtù dei cambi, è venuta fuori la strega, troppe occasioni sciupate. Ma non abbiamo avuto un approccio un po' timido alla partita, poco mobili quando avevamo la palla e poco aggressivi nelle loro costruzioni. Non siamo stati sempre ordinati quei primi 20-25 minuti fino a quando non abbiamo preso il gol, però poi dopo alla fine loro erano pericolosi sull'ampiezza del campo perché venivano con i due esterni, lì sono i due sistemi, ma riuscivamo sempre a chiudere anche se non eravamo mai in grado, parlo inizialmente, di riproporci con personalità. Non lo so, forse Talia alla prima partita, Viviani alla prima partita, pronti via, non ci siamo calati subito nei toni agonistici della partita. Poi preso il gol, mano a mano siamo cresciuti, nel secondo tempo, al di là dei cambi, siamo cresciuti proprio come atteggiamento. Resta il rammarico di aver fatto 6-7 opportunità e non siamo stati risoluti. Nelle conclusioni un paio di parate importanti di Beters, un salvataggio sulla linea di Sturaro, tante situazioni che abbiamo creato potenzialmente molto pericolose, ci è mancato l'attimo fuggente, però andremo a rivedere quei primi 20-25 minuti perché sul piano della personalità non ci siamo stati, siamo stati un po' timidi, poco aggressivi. E quando poi perdi dei metri in campo difficilmente riesci a riconquistarteli, soprattutto se gli attaccanti rimangono distanti dalla palla. Non abbiamo fatto bene, poi siamo cresciuti nell'arco della partita, rivediamo quell'impatto iniziale in cui comunque avevamo retto, perché poi alla fine il gol che abbiamo preso è un gol evitabile, era una lettura anche abbastanza facile. Ripartiamo da quello di buono che abbiamo fatto, andremo a rivedere quello che dal punto di vista della personalità e dell'intensità non abbiamo fatto inizialmente. Prendiamo atto di questa sconfitta, non serve dire che un tempo per uno che avremmo meritato il pareggio, sono sicuro che al di là delle loro problematiche, se avessimo pareggiato un po' prima, ne abbiamo avute tante situazioni, noi avremmo continuato a fare le stesse identiche cose. Sono partite che poi viaggiano sul filo di sottili equilibri. Ripeto quello che ho detto prima, vedremo i primi 20-25 minuti e analizzeremo anche il resto. Ma sì, ma tutta la squadra è cresciuta, forse un po' le prime due ammonizioni di Acampora e Viviani forse ci hanno un po' condizionato nell'aggressione in mezzo al campo. Loro non è che facevano, tra l'altro giocavano senza attaccanti puri e quindi non avevano tanti punti di riferimento. Questo un po' ci ha destabilizzato inizialmente, però dobbiamo andare ad aggredire meglio, con maggiore intensità, con maggiore ferocia. Non l'abbiamo fatto bene, di solito lo facciamo. Ripeto, questa è stata la chiave di volta. Poi loro hanno avuto la bravura e la fortuna di farci gol e poi invece altrettanta bravura e fortuna a non prenderlo, nonostante noi abbiamo fatto poi veramente un secondo tempo ad alto livello, dove siamo riusciti a costruire tanto senza mai rischiare nulla. I cambi. Questo è un campionato, sono campionati così, c'è bisogno di tutti e quindi tutti dobbiamo essere al massimo. Noi abbiamo inserito due giocatori adesso, anche Talia era la prima partita, poi nell'arco della gara è cresciuto tanto. E ripeto quello che ho detto prima, vedremo attentamente dove siamo mancati nei primi 20-25 minuti e rivedremo anche quello che di positivo siamo stati in grado di fare. Finato è un giocatore che da un po' di tempo ha delle problematiche che appartengono non a una sfera muscolare, ma diciamo così, a una sfera scheletrica, podologica. Dobbiamo indagare bene, ogni tanto c'ha questi fastidi, ecco il motivo per cui è rimasto fuori. Lui da 15 giorni gestisce i giorni di lavoro quotidiani non sempre al massimo. Acampora non ha avuto nulla, era stato ammonito, doveva fare in quel momento una scelta tra lui e Acampora, tra Viviani e Acampora, perché tutti e due erano stati ammoniti, perché intendevo far giocare Borrello, che è un giocatore che sa giocare fra le linee, è un giocatore che corre, rientra, può diventare anche un giocatore che può giocare tranquillamente su 50-60 metri di campo. Quello è stato il motivo, nessun problema fisico. Sì, avevi detto che era ancora presto, siamo alla seconda giornata, quindi è chiaro che le squadre devono trovare gli equilibri, anche il Benevento. Ora testa alla prossima. Ma secondo me noi abbiamo qualità,
queste qualità le dobbiamo fare diventare, dobbiamo fare crescere in una maniera esponenziale, dobbiamo migliorare l'atteggiamento, pronti via, perché anche la prima partita con la Gavese siamo cresciuti poi in una maniera esponenziale man mano che i minuti della partita passavano, però dobbiamo giocare con una intensità nell'aggressione diversa. Oggi non l'abbiamo avuto, neanche con la Gavese inizialmente, anche se poi siamo cresciuti. Questa è la chiave di lettura. Cresceremo, perché anche oggi abbiamo fatto una partita, tolto gli sciagurati 20-25 minuti, una partita di grande livello contro una squadra che è forte, è solida, ha giocatori esperti, sanno perdere tempo, 2-3 volte sono buttati a terra per i crampi, cioè hanno gestione e lettura delle gare.